Anime battezzate, porgetemi l'orecchio. La storia che state per ascoltare non è la storia di un uomo qualunque, vissuto in un tempo qualunque, in un luogo qualunque. La persona di cui ascolterete le gesta ha fermato un esercito sanguinario, ha liberato città e regioni. Ha portato alla fede migliaia di persone. È un re? È un grande condottiero? No, un umile frate cappuccino, nato ad Aviano in Friuli il 17 novembre del 1631. La sua storia appartiene alla storia dell'Europa. Che splendore! Sia lode al Signore! Sia lode al Signore! Un giorno, mentre dormiva. Ah! Ah! Che succede, Carlo? Svegliati! Stavi urlando, digrignavi i denti. Non so, mamma. Stavo sognando. Credevo di essere alla battaglia di Lepanto. Morti tutti intorno a me e tanto sangue per terra. Io mi difendevo, ma a un certo punto ho visto un turco con una scimitarra in mano. Stava per decapitarmi, era terribile. Allora, tu non credi sia giusto donare la propria vita in battaglia per un ideale? Un qualcosa più grande di noi. Io lo credo fortemente, tanto che ho preso i voti e ho abbracciato il più grande ideale, Dio, e mi sono fatto suo umile servo per amore di Lui, per dare testimonianza fra gli uomini di questo amore e viverlo come fratello tra i fratelli, nell'umiltà. Frate vuol dire fratello, sai? Il 21 novembre 1648 gli fu messo addosso un saio ruvido e si sentì chiamare per la prima volta Fra Marco d'Aviano. L'anno di noviziato volge al termine e il 21 novembre 1649 Fra Marco dichiara la sua disponibilità. Osserverò la vita di cui ho fatto e affrontato le prove, e vivrò in povertà, castità e obbedienza nella comunità dei frati cappuccini. L'Europa è una cozzaglia di svidollati, donnicciole senza nervo. Ah, se Solimano fosse ancora tra noi, il mondo intero sarebbe i nostri. Sta tutto dalla nostra parte. Guardate voi stessa, l'Europa è divisa. Spagna e Inghilterra si stanno svenando in una lotta senza fine. E dall'altro l'impero e la Germania non si sono ancora ripresi dalla guerra appena conclusa. Ah, l'Italia non c'è e mai ci sarà. E se volessimo arrivare a Roma? A Roma ci sta il Papa, a noi basta conquistare tutta l'Ungheria. L'Ungheria è una battaglia, ma la guerra si vince prendendo Roma. Se vogliamo l'Europa, dobbiamo prendere Roma.
È là che batte il cuore. È là che dobbiamo arrivare. Guardateli bene. Gli europei. La ricchezza li sta dando alla testa. Sono sempre più molli. Si stanno dimenticando le loro radici. Ma ditemi, che nuove? Brutte, purtroppo. Mi è giunto or ora un dispaccio da Parigi. Il mio re mi ordina di informarvi che Vienna trama contro di voi. Invia aiuti alla resistenza cristiana in Ungheria. Ma è terribile ciò che ci riferite. Noi siamo in pace con Vienna. Se con l'imperatore abbiamo un trattato ventennale. Subito a Roma. Sarà come tagliare del burro con una lama d'acciaio. E finalmente i cavalli del profeta potranno abbeverarsi alle fontane di San Pietro. Alla fine ripeteva una preghiera speciale, l'atto di dolore perfetto. Questa diverrà famosa in tutta Europa. So che ho sbagliato, ma era tanto che non assistevo alla Santa Messa. Non preoccuparti, sorella. Andare nella casa del Signore non è mai sbagliato. Ora vado a vedere se quel frate cappuccino di Aviano è arrivato. Sarà lui a celebrare la messa. Devo alzarmi! Ma no, per carità, cadrai in una sorelle, distesa! Sorelle, aiutatemi, io devo provare, mi sento... È come se avessi una forza... Oh, sorelle, miracolo! Io adesso cammino! Grazie, signore, miracolo! Il mio amico mi ha detto che una donna ha portato un bambino nato morto. Morto? Morto? Sì, morto. Si è inginocchiata davanti a noi. Il bambino ha vagito appena padre Marco gli ha fatto un segno di croce in fronte. Un miracolo. Voi pregate Dio ogni mattina quando aprite gli occhi e ringraziate per avervi dato un altro giorno da vivere in questo mondo pieno di meraviglie. Pregate Dio quando siete felici e pregatelo quando il dolore vi fa soffrire. Ma soprattutto pregate il Signore perché infonda nei vostri cuori la forza per difendere le vostre case, per difendere le vostre tradizioni, per difendere la vostra fede. Quanto male mi fate? Come potete credere che un pezzo di stoffa vi possa salvare? Solo Cristo vi può salvare! Superstiziosi, idolatri, andatevene via! Mio Dio, per anni ho pregato tutti i giorni per questa gente. E per anni non è successo nulla, nonostante le mie preghiere. Perché, Signore, proprio io, perché? Innocenzo XI ti reclama urgentemente a Roma. Fa presto. Il Papa è convinto che solo tu possa riuscire in questa impresa. A questo punto
ha chiamato a raccolta gli altri pastori, i quali, anziché venire in aiuto, si sono messi a litigare fra di loro, ed è stato allora che le nuvole in cielo si sono condensate fino a scrivere «Chiama lui». La Chiesa è un corpo. Nessuno può disobbedire al suo superiore. Non ti preoccupare. Andate. Il Papa capirà. Padre Marco, vi aspettavamo con ansia. Benvenuto a corte. Benvenuto a corte. Mi dicono che avete operato guarigioni straordinarie in Italia. Il mio cognato, Carlo Di Lorena, mi racconta che dopo una vostra benedizione ha potuto gettare le stampelle. Tutto viene dal cielo, vostra maestà. Dio si manifesta volentieri attraverso gli umili e i poveri. Sì, certo, ma tra tanti umili e poveri il cielo ha scelto proprio voi. Bisogna di voi, padre. Io vi chiedo di farmi da guida spirituale, di potervi consultare quando occorre. L'Europa è in pericolo? Ma di quale pericolo state parlando in nome di Dio? Maestà, ormai da molti mesi i turchi hanno ripreso le loro scorrerie verso Occidente, dovunque gli piacesse. Voi dovete stringere delle alleanze con i principi di Sassonia, di Renania, del Palatinato, con quelli di Baviera. E soprattutto, voi dovete stringere un'alleanza con il re polacco. No. Sobieski? Sì. Sì, vostra maestà. Con il re polacco, Jan Sobieski. Quel montanaro? Quel barbaro col crocifisso? Ma vostra maestà... Quello mi odia, mi avete sentito? Mi odia, capite? No, vostra maestà. Aspetteranno la primavera e appena germoglierà l'erba, l'esercito del Gran Visir lascerà Istanbul. L'imperatore vi invita alla sua tavola e voi dite che vi trovate a disagio? Ma come vi permettete? Moglie mia. Maestà, io mi sento a mio agio solamente nella solitudine del mio convento e in preghiera con il mio Dio. Ma se la nostra partenza può turbare la vostra cena... La mia cena è già stata turbata, padre. Non sapete qualcosa voi, Jasmina? Cosa volete che ne sappia io, mio re? Sono un'umile schiava all'oscuro di tutto. Via, Jasmina, non siate così modesta. So bene che siete ancora in contatto con Istanbul. Per mettere lite tra quel grassone di Jan Sobieski e l'imperatore Leopoldo? È più facile che il re polacco si lei ai turchi piuttosto che vada in aiuto a Leopoldo d'Asburgo. I due si odiano come non mai. Maestà, ci manda Papa Innocenzo. I Balcani sono in fiamme e l'esercito turco sta muovendo verso Vienna e poi toccherà al resto dell'Europa. Il Santo Padre vi supplica di aiutare Vienna e l'impero che sono già sotto assedio. Il nemico turco non si fermerà a Vienna, è l'Europa che vuole. E se non li fermiamo ora, il mondo che conosciamo non esisterà più. Comprendo e condivido anch'io le preoccupazioni di Sua Santità, ma credo che le informazioni in suo possesso non siano del tutto corrette. Ho parlato ora con il mio ambasciatore, il conte Dubarry, e le cose non stanno affatto così. Ma soprattutto quando andremo a tavola, non precipitarti sul cibo. Fa che sia lui a mangiare per primo. Se aspetto quello, faccio tempo a morire di fame. Giovanni, padre Marco è un sant'uomo e viene da noi per conto del Papa, a piedi.
Sicuramente ci parlerà del turco, che sta muovendosi ai confini dell'impero. E io? E io che c'entro? Hanno voluto fare imperatore quel Leopoldo d'Asburgo! Che vada da lui, io non c'entro! Lo so, hanno sbagliato ad eleggere lui come imperatore, ma ormai è andata così. Quindi basta, non parliamone più. Capitolo chiuso. Imperatore? I francesi hanno il re sole? I turchi non sanno che cosa farsene della Polonia! Giovanni! Non interrompere padre Marco! Non fare il bambino viziato! Acqua passata non macina più. Adesso che ha l'acqua alla gola, parla così... Giovanni! D'accordo, Casimiro, non dirò più nulla! Io e la Polonia siamo a vostra totale disposizione. Io non chiedo nulla. È la Chiesa di Cristo che ci chiede di essere degna di lei e lo chiede a tutti noi. E da lì a un paio di mesi saremo in vista delle mura di Vienna. È il volere di Allah e con l'aiuto di Allah noi porteremo a termine l'impresa più grande che l'impero ottomano abbia mai pensato di realizzare. Lui lo sa già, è opportuno che lo sappiate anche voi. Ma non ce ne sarà bisogno. E non può essere disturbato. Ma sono informazioni sulle terre dei cristiani e potrebbero essere molto utili. Ora basta, vecchio, vattene, se non vuoi finire incatenato. Che succede? Cos'è questo baccano? Perdonate, mia signora, quest'uomo dice di avere informazioni molto importanti per il Gran Visir. Andate via, lasciateci da soli. Le chiese cristiane ci riempiono quando lui predica. Le sue parole scuotono come un tuono. Dice che bisogna formare una lega santa contro i turchi e risuscitare lo spirito di Lepanto. Ah sì? E chi sarebbe questo frate prodigioso capace di fermare le armate del profeta? Gran Visir. Lo chiamano padre Marco Daviano. Laila. Ordino al cane infedele Leopoldo d'Austria di cedere tutte le terre che ingiustamente e indegnamente occupa. Le mie armate travolgeranno ogni difesa e occuperanno la mela d'oro che chiamate Vienna. E allo stesso cane infedele io dico, attendi il mio arrivo in città. Attendi il mio arrivo in città e appena ti avrò di fronte provvederò personalmente a staccare la tua testa. Un topo, ecco come mi sento. Come un topo assiedato tra due gatti feroci. Da una parte quel pazzo sanguinario di Cara Mustafa, dall'altra quel traditore di Re Luigi di Francia. Non possiamo farcela, non ce la faremo. Forse mettendo assieme i reparti di fanteria, la gendarmeria urbana, i guardiacaccia. Avanti, stare imberditi, mio numero, quanti uomini? Maestà, non più di 15.000 uomini. Oh mio Dio. Fate partire subito una carrozza che riporti padre Marco qui, a Vienna. I suoi consigli vi saranno utili in un momento così difficile. Ma cara, quello che abbiamo bisogno adesso sono armi e soldati. E non consigli. Ascoltatemi! Che non è di questo mondo. Lui è, come posso dirvelo, è un uomo mandato da Dio. Sono i primi di settembre del 1683, quando padre Marco giunge nei pressi di Tulln, Danubio,
dove è convocato il consiglio della coalizione di difesa. Questa è la missione impossibile, anche davanti alla storia, che Padre Marco si accinge a svolgere in veste di legato pontificio e anche di rappresentante dell'imperatore Leopoldo I, il quale aveva trovato scampo con tutta la corte a Linz. Che non ha nessuna ascendenza nobiliare. È vero! Noi duchi di Sassonia e di Baviera pensiamo che non sia opportuno affidare un simile incarico a un semplice militare. Giusto! Maestà, eccellenze, io sono solo un povero frate e non so nulla di strategie e di piani d'attacco. Io so però che Vienna rappresenta la sopravvivenza di tutta la cristianità. Io so che se voi avrete fede e ascolterete le parole di nostro Signore e della sua Madre Santa, voi vincerete. Io so che se voi resterete uniti, vincerete. Dunque, se il re di Polonia sostiene di saper come vincere questa battaglia, lasciate che lo spieghi a tutti noi. È vero. Come farete a portare l'artiglieria in cima al Kahlenberg? Non ci sono strade! Eccellenze, vi prego, datemi ascolto! Non date retta a questo zottico! E fanfarone! State zitti e fate silenzio in nome di Dio! Io salirò in cima a quella maledetta montagna e da lassù i miei cannoni porteranno l'inferno sull'accampamento musulmano. E io personalmente scenderò dal Kahlenberg alla testa dei miei ussari alati e distruggerò l'accampamento di Kara Mustafa. Signore mio Dio, tu che con la tua santa croce hai redento il mondo, allontana da noi la guerra, allontana da noi la guerra. Tu che conosci il nostro animo, tu sai che noi vogliamo solo la pace. La pace con te, con la nostra coscienza, con il nostro prossimo. Se la mia morte può farci avere tutto questo, prendimi adesso, Signore. Io sono pronto. Ragazzi, che cosa avete lì nei sacchi? Diamo un po' di roba. Fatemi vedere. Vedo che avete del caffè. Sapete come prepararlo? No. Venite con me che ve lo insegno. Una buona tazza di caffè con un po' di pane. Dalla carica per un giorno intero. Venite. Ma il fondamento stesso di tutte le virtù cristiane. E ti ha insegnato bene. Il cattolicesimo non è melassa. La sua è una proposta forte. Gesù Cristo affascina gli spiriti migliori, gli uomini e le donne di polso, perché lui per primo è stato coraggioso. E da dove venite? Siamo andati con padre Cosimo, che ci ha insegnato a fare il caffè. Padre Marco, assaggia il caffè. Ma è amarissimo, quanto è nerissimo, è imbevibile. Purtroppo in città non c'è zucchero. Però forse se proviamo con un po' di latte...
Ragazzi, guardate, non è più nero, è divenuto color non saprei, ha lo stesso colore del vestito dei frati. È come il colore dei frati cappuccini. È vero, è il colore cappuccino. È vero, cappuccino. Quel padre Marco, quello che ha ricevuto l'incarico dal Papa di difendere Vienna. L'altro, non so, forse un altro frate. Padre Marco d'Aviano, quello è il capo dei nostri nemici? Quello spaventapasseri e tutto ciò che la cristianità sa muoverci contro? Cosa hai in mano? Una scopa, forse, per spazzarci via? No, non è una scopa, è una croce. Ah, ancora questa croce! No, non è possibile! Jan Sobieski! No! 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 Ascoltate! Cavalcano cantando in onore della Madonna di Jasna Gora, la Madonna Nera! Stia per la somma di Mira Santa! Quello è il re Jan Sobieski con i suoi ussari alati! E quel giovane che gli cavalca a fianco con lo stendardo è suo figlio, il principe Jacob! È vero! È la croce del padre Marco! Viene salva! Viene salva! Viene salva! Evviva! Viene salva! Noi dobbiamo dire Venimus, Vidimus, Deus Vici! Siamo venuti, abbiamo visto, ma è Dio che... È Dio! Viva Vienna! Viva! È Dio! Ma sono delle brioche! Delle brioche a forma di mezzaluna! Giovanni! Non andate voi bambini! Basta! Viva il mondo! Evviva! Quanti ricordi, mio caro Cosmo. Ricordo che lì davanti c'era una piccola scuola e lì per la prima volta ho sentito la voce di Gesù che mi chiamava. Mio padre e mia madre hanno fatto tanto perché io ascoltassi e imparassi le parole di Gesù, ma è stato il mio maestro elementare che per primo mi ha insegnato la via. Sono passati tanti anni, non ricordo più bene, però mi sembra che lui dicesse così: ama Dio e non fallire, fa pur bene e lascia dire a chi vuole, ama Dio di buon cuore. Padre Marco morì il 13 agosto 1699 a Vienna. Stettero al suo capezzale l'imperatore Leopoldo e l'imperatrice Eleonora. È sepolto ai piedi dell'altare della Pietà, nella chiesa dei Cappuccini a Vienna. Fu fatto beato il 27 aprile del 2003 da Papa San Giovanni Paolo II, che lo definì profeta disarmato della misericordia divina.
Questo riconoscimento da parte della Chiesa si deve alla tenace convinzione e convinta azione di padre Venanzio Renier, che soprattutto dal convento di Cappuccini, allora a Pordenone, seguì la non facile causa di beatificazione. Festa del Santo Nome di Maria il 12 settembre, da celebrarsi ogni anno per ricordare la vittoria della battaglia di Vienna.